Hi guys, welcome to a brand new House Attack podcast. No, tranquillo, non hai sbagliato video. È che oggi si parla in inglese. Ora, molti di voi, molti di noi, appena vedono una parola d'inglese subito chiudono il filtro. Però è incredibile oggi che ancora non sia penetrato anche nel nostro paese un uso corretto della lingua inglese. Però purtroppo è così, non mi chiedete le ragioni. Forse ti stai chiedendo perché sto parlando di questo, non si deve parlare di DJ. Beh, anche in questo caso, se te fai musica italiana e lavori nel bar sotto casa, magari non ti serve sapere l'inglese. Però se hai un minimo di aspirazione, allora è anche necessario un minimo di conoscenza della lingua, perché qualsiasi tipo di agenzia o di personaggio, di etichetta, magari ci deve parlare in inglese. Oggi, tra le varie competenze e conoscenze che deve avere un DJ, c'è anche quella di saper parlare un minimo di inglese. Come hai visto, io non è che scrivo il discorso per la regina Elisabetta e non ho una pronuncia da Oxford, però me la cavo. Posso saper scrivere un'email, posso tenere una conversazione di un'ora su Skype. L'ho dovuto fare alcune volte e diciamo in qualche modo me la sono cavata. Quindi è quello che ti consiglio di fare anche a te. Tra le tantissime cose che c'è da curare, anche quella magari di impegnarti con l'inglese. Ti dico subito le tre scuse principali da evitare per chi dice ma io sai come faccio. La prima è, ma sai, ho un'età, le lingue andrebbero imparate da bambini. Ora c'è un bellissimo video di TED che allego nei commenti, nel quale si sostiene che i bambini imparano le lingue meglio. Sì, ok, perché sono costretti a farlo. Devono imparare a parlare e quindi se gli parli anche in tre lingue, loro imparano in tre lingue. Ma non è detto che gli adulti abbiano più difficoltà, anzi, conoscendo già le regole base di una lingua, possono cercare di applicarle o di trovarle nelle altre lingue. Numero 2, ma per imparare una lingua dovrei andare là nel posto e ora non posso. Non è vero. Oggi con internet puoi parlare con chiunque. E in che modo puoi farlo? Puoi offrire quello che sai fare te, cioè parlare l'italiano. Ci sono un sacco di siti dove trovi persone che vogliono imparare l'italiano e che magari possono restituire il favore parlandoti in inglese. La seconda è non ho tempo. Beh, questa è una cosa che ci diciamo per un sacco di cose. Tempo si trova per tutto, anche per chi è super incasinato. Soprattutto una lingua si impara nel tempo. Non puoi pretendere di studiare 8 ore al giorno e dopo 2 settimane essere già in grado di parlare, come neanche puoi pretendere, come quei siti spazzatura pubblicizzano, ho imparato 20 lingue solo in 3 giorni con questo metodo innovativo. No, lascia perdere. Ultimo e non meno importante, imparare una lingua oggi è molto più facile di molti anni fa. Puoi vedere un sacco di contenuti, film, blog, internet, è una risorsa a tratti infinita. E soprattutto se sei un DJ, guardati gli spettacoli, guardati i festival, guardati le interviste ai tuoi DJ preferiti, gli after movie degli eventi, puoi guardarti un sacco di cose. Se senti argomenti di cui già conosci, magari è il modo migliore per iniziare a farti un orecchio e sentir parlare anche in inglese di quello che ti piace, che ti appassiona. Se vuoi essere un DJ migliore, se vuoi aumentare le tue skills, se vuoi essere sempre più competitivo nel mondo d'oggi, anche l'inglese è da saper padroneggiare, almeno in una maniera base sufficiente per poter parlare e dialogare con gli altri. Se vuoi essere competitivo, migliora anche il tuo inglese. Alla prossima!